Ciao, Ayu. Prima di parlarvi della notizia che tutti state attendendo, dobbiamo mostrarvi una cosa che ci è arrivata ieri sera. Un attimo di pazienza e la regia farà partire il contributo filmato. Abbiamo scelto la data di oggi, 27 settembre, per presentarci, perché in questo giorno del 1943 Napoli iniziò a ribellarsi agli antifascisti, dando il via alle quattro giornate, risultando poi la prima città a liberarsi da quella feccia umana. Siamo un gruppo di persone, tutte napoletane. Non siamo un'organizzazione terroristica e neanche eversiva. Ci siamo uniti per combattere tutti gli idioti che impazzano nella rete, in particolar modo su Facebook, e che, con i loro atteggiamenti discriminatori e razzisti, offendono la città intera ed i suoi figli. Il massimo di questi atteggiamenti lo raggiungono quelle pagine Facebook dedicate al calcio, con una sola caratteristica, quella di sputare camionate di veleno misto al razzismo contro di noi. Siamo contro ogni tipo di violenza, ma la misura è colma, e così abbiamo deciso di organizzarci e combattere con le armi che tutto il mondo ci riconosce: la scaltrezza, la furbizia e l'intelligenza. Abbiamo i mezzi per sostenere tutto questo, abbiamo i principi morali che quelli che ci insultano possono solo sognare, abbiamo i mezzi tecnologici per poter sopravvivere nella giungla del web e i mezzi finanziari per permetterceli. Abbiamo soprattutto, come diceva il grande Edoardo, l'orgoglio che ogni napoletano deve avere per rispondere alle offese, alle ingiurie e alle calunnie. Quello di cui vi parleremo oggi è solo il primo di una lunga serie di elementi che noi cercheremo di stanare per far conoscere il proprio volto, perché un popolo che ha cacciato i nazisti a calci nel culo non ha paura di quattro deficienti nascosti dietro una tastiera di un PC. Bene, dopo questo messaggio direi che è venuto il momento di svelarvi il mistero del quale vi abbiamo parlato ieri. Cominciamo. Allora, prima di venire al dunque, noi dobbiamo dire una cosa. Questo video non sarebbe mai stato realizzato da noi se non avessimo le prove concrete che la persona che tra poco vi mostreremo è quello che è. Ci sono prove schiaccianti contro di lui, soprattutto una. Seguite il video e vedrete. Iniziamo col dirvi qual è la paginetta della quale abbiamo scoperto l'admin. La paginetta in questione è... È questa, Napoli merda. E colui che la amministra è... Si chiama Roberto Di Lucchio e queste sono le informazioni del suo profilo Facebook. Ha frequentato Juventus. Vive a Roma, è single, è di Latina. Adesso voi vi chiederete, ma come hanno fatto a scoprirlo? Ve lo diciamo subito. Era da un bel po' che lo tenevamo sotto controllo, e dopo vi diremo come. Adesso guardate questo post pubblicato nella sua pagina, dopo la vittoria del Napoli contro il Feyenoord. Seguiteci. Anche stasera Massarri ha trovato modo di lamentarsi. Puntini sospensivi. Qualcuno dovrebbe fargli notare che, virgola, e attenzione a questa virgola, anche Juve e Roma hanno fatto lo stesso numero di partite in 20 giorni. Come potete notare, quella virgola, subito dopo il che e prima della parola anche, è attaccata appunto alla parola anche. Non l'ha staccata la parola anche. Voi direte, e che c'entra? Adesso vi facciamo vedere. Questo è il suo commento ad un aggiornamento della sua immagine del profilo, datato 26 settembre 2016. Leggete insieme a noi. Girando per Facebook ho notato di avere molti contatti vedovelle. Per chi non lo sapesse, le vedovelle sono gli juventini nostalgici di Antonio Conte.
Continuiamo a leggere. Ne ho già 3-4, virgola, e mi bastano. Quindi prima di chiedermi l'amicizia, virgola, riflettete. Come potete notare, le due virgole, sia tra le parole 3-4 e mi bastano, e sia tra le parole l'amicizia e riflettete, le due virgole sono attaccate, non le ha staccate. Adesso voi direte, sì, vabbè, ma non basta la punteggiatura per dire che lui. Sono d'accordo. Allora adesso continuate a seguirci, che adesso arriva la prova schiacciante, quella che l'ha fottuto. Come abbiamo detto prima, era già da un bel po' che gli stavamo addosso, che lo seguivamo. E sapete in che modo? Nel modo più semplice e banale che possa esistere. Uno di noi, con un profilo fake, si è infiltrato nelle sue amicizie e lo ha seguito. E poi un bel giorno gli è arrivata una notifica, che adesso vi mostriamo. E questa notifica ha tagliato la testa al toro. Adesso vedrete. Eccola. La vogliamo leggere insieme? Facciamolo. Roberto Di Lucchio ti ha invitato a mettere mi piace alla sua pagina Napoli Merda e sottolineiamo sua pagina. Ecco qua. Si credono tanto furbi, tanto bravi e poi si fanno mettere nel sacco come dei coglioni qualunque. Sappiamo che adesso correrete tutti da lui per riempirlo di cacca e farete bene, ma non limitatevi a questo. Condividete il video nei vari gruppi, nelle varie pagine, perché più saremo e meglio è. Quando si scopre qualcuno, bisogna dirlo in giro, soprattutto uno come lui, che con la scusa del calcio offende tutta la nostra città. Buon proseguimento, ragazzi, e forza Napoli sempre. Ciao. Ha 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 ha